Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Sotto parecchi video alcuni di voi mi hanno chiesto in modo continuativo di parlare di uno youtuber del Nord America, ossia Benjamin Bennett. E quindi ragazzi, eccomi qui, come al solito, pronta ad accontentarvi. Ovviamente molti di voi mi hanno chiesto questo video perché lo youtuber in questione è abbastanza inquietantello, ma arrivo subito e mi spiego. Benjamin Bennett ha iniziato a postare video su YouTube circa 4 anni fa e ha continuato a portare lo stesso identico format fino a 8 mesi fa. Il ragazzo accende la videocamera, ci si mette di fronte e registra 4 ore di live in cui sorride senza mai fermarsi. Non spiccica mezza parola questo ragazzo. Uno dei video più famosi del ragazzo è sicuramente Smiling and Sitting numero 5. Questa live dura tantissimo, circa 4 ore, ma a 2 ore e mezza, Benjamin, che è lì a fare la live seduto e sorridente, sente dei rumori. Insomma, sente dei movimenti all'esterno dell'appartamento, sulle scale, al di fuori della porta d'entrata. A un certo punto si vede che qualcuno apre la porta e dice "Hello?". Non riceve risposta, però vede Benjamin seduto a gambe incrociate per terra che durante una live sorride senza spiccicare parola e quindi decide di darsela a gambe levate. In pratica si presume che Benjamin abbia spaventato qualche ladro che volesse fare qualche furtarello. Un altro celebre video del ragazzo è quello in cui si fa la pipì addosso piuttosto di interrompere la live e di andare quindi in bagno. Ovviamente c'è stato un grande fermento dietro questo canale e tutti gli youtuber si chiedevano che fine avessero questi video. Qual era il vero motivo per cui Benjamin registrava quei video? Ed ecco che in questo caso Benjamin è diventato uno di quegli youtuber un po' strani e inquietantelli. Poi ci sono le dicerie complottare, che sapete meglio di me, internet è bravissimo a creare. La teoria del rapimento, ragazzi, anche in questo caso ovviamente c'è. Per un periodo di tempo è stato detto che Benjamin era costretto a fare queste live da una persona folle. Questo perché nel video Sitting and Smiling numero 238 il ragazzo inizia a piangere, ma sorridendo. Chiariamo, il ragazzo piange con tanto di moccio che gli cola dal naso, ma non smette di sorridere. Ragazze, la teoria più strampalata è quella che vede Benjamin impossessato di un demone. Ovviamente la teoria dei tizi loschi che ti prendono e ti obbligano a fare dei video su YouTube per un tornaconto personale è una delle teorie più quotate. Per qualsiasi situazione, almeno un minimo misteriosa. Però devo dire la verità, la teoria dei demoni non l'avevo mai sentita, quindi complimenti. Nonostante tutte queste dicerie, di fatto c'era un alone attorno al personaggio di Benjamin, un alone misterioso che il ragazzo non voleva far svanire, fino a quando un giornalista di Vice è riuscito a fargli un'intervista. Il giornalista di Vice ha partecipato con Benjamin ad una diretta di ben 4 ore e al termine di questa diretta il giornalista ha chiesto a Benjamin quale sia il suo fine, il suo obiettivo ultimo. Perché fare questi video? Qual è il loro vero significato? Il ragazzo risponde dicendo questo, testuali parole. Internet è stupido e manca qualcosa. Io ho voluto fare semplicemente ciò che altre persone non hanno mai fatto. Non esiste un vero proposito o un vero obiettivo da raggiungere. La mia email è piena di persone che mi domandano il motivo dei miei video, ma la verità è che non c'è un vero e proprio motivo. Ragazzi, devo ammetterlo, io ho trovato questo personaggio inquietante allo stesso livello di Poppy, più o meno. Fino a quando il suo unico format era quello del sitting and smiling, pensavo obiettivamente a un motivo un po' più profondo. Ho pensato sinceramente fosse una specie di protesta personale, visto che sulla piattaforma vengono realmente caricati dei video privi di contenuti, anche se superficialmente pare che questi contenuti, questi video li abbiano. In realtà Benjamin Bennett posta un contenuto senza però alcun contenuto. Poi ho anche pensato semplicemente che Benjamin non è nient'altro che un ragazzo comune che un bel giorno ha deciso di portare un format nuovo su YouTube che ha riscosso successo. Anche se più che successo direi che abbia riscosso parecchie perplessità, ecco. Il video in cui Benjamin piange, per quanto mi riguarda, potrebbe essere un'ennesima forzatura per non interrompere la live.
Trovo assurdo assolutamente che questo ragazzo riesca a piangere sorridendo, ma di fatto la sua espressione facciale non cambia. E per inciso, potrebbe anche essere triste per i fatti suoi. Immaginate di fare una live in totale silenzio per 4 ore, seduti a sorridere. I pensieri vorticano, ragazze, quindi è possibile abbia avuto un momento di debolezza che non si è riuscito a trattenere. Però abbiamo un fatto. Benjamin è riuscito in un intento. Ha fatto parlare di sé. È diventato anche lui il proprietario di un canale misterioso, strano e un po' inquietante. E questo ha fatto sì che le persone iniziassero a parlare di lui. Circa 8 mesi fa ha inserito un nuovo format nel suo canale, ossia il Talking and Walking, che letteralmente vuol dire camminare e parlare. In questi video, sempre lunghissimi, Benjamin infatti cammina e parla finalmente, dice qualcosa. Dice cose private, cose che gli passano per la testa, i concetti suoi che vorrebbe condividere con il suo pubblico. Poi ecco che è arrivato lo stesso format, ma con la bicicletta. Infatti vediamo Benjamin che scorrazza in giro e nel frattempo parla. Parla di cose, letteralmente. Non parla effettivamente di qualche argomento controverso, di qualcosa in particolare. Parla più che altro dei cavoli suoi, dei suoi sentimenti, di quello che pensa, di ciò che vede. Anche se, c'è da ammetterlo, quando faceva il format Sitting and Smiling faceva davvero molte ma molte più visualizzazioni. Questa cosa, a mio parere, è una cosa davvero degna di nota. È chiaro ai miei occhi che l'utente di YouTube sotto sotto sia attirato da ciò che non comprende. Altrimenti non vedo assolutamente alcun motivo di spararsi anche solo un video per 20 minuti di Benjamin Bennett che sorride così, senza mai cambiare espressione. Senza offesa, ma a me risulta parecchio inquietante e creepy, come direbbe Elena Zodiaco. E ragazzi, se ve lo dice una, cioè io, che è molto fan dell'horror e tutto ciò che è macabrino, fidatevi, è davvero inquietante. Il format Smiling and Sitting, secondo me, rendeva particolare questo canale. Ma da 8 mesi a questa parte direi che i contenuti si sono abbastanza allineati. È chiaro che il ragazzo godi di buona salute, stia bene, non sia stato rapito da nessuno, ma soprattutto che non sia assolutamente posseduto da nessun demone cattivissimo. Oltretutto, la teoria del rapimento è ancora più assurda, a mio parere, quando scopriamo che un giornalista di Vice è riuscito a non solo intervistare Benjamin, ma anche ha partecipato a una sua live streaming. Mi immagino il giornalista di Vice che fa l'intervista a Benjamin Bennett in collaborazione con i rapitori. Direi che questa teoria non sta molto in piedi. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato per voi carino, simpatico e interessante. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.